Come gestire le iperglicemie? Generalmente le iperglicemie sono dovute a due casi. Il primo caso che tu non ti sia iscritto a questo canale. Il secondo caso è che io mi chiamo Emanuele, ho 21 anni e da più di 15 anni convivo con il diabete di tipo 1. E se vuoi lasciare un mi piace, dato che sono un malato cronico e così fai la tua buona azione quotidiana, mi fai un piacere. Comunque dicevo, perché allora, generalmente ci sono due casi, no? Escludendo i vari casi del se hai glicemia quando fai sport o casi particolari. Generalmente è dovuto a o hai fatto poca insulina o non l'hai fatta. Quindi, generalmente è dovuto a questo. Quali sono le problematiche? Le problematiche sono che il tuo corpo ha un accumulo di zuccheri, questo porterà a un accumulo di chetoni, i chetoni portano a un accumulo di pH e poi tu muori. Detto in maniera semplice. Facciamo una piccola lezione di anatomia e biochimica, cioè le zuccheri sono quelli che vengono degradati prima, quindi le glicemie si alzano. Poi, una volta fatte queste 2 ore in cui sono state legate sulle zuccheri, vengono immesse nel circolo sanguigno anche le energie derivanti da proteine e successivamente, ancora dopo, vengono immesse quelle dei grassi. Questo perché la degradazione di proteine e grassi impiega molto più tempo rispetto a quella degli zuccheri. Quindi le prime 2 ore tu fai la puntura, il tuo conto di carboidrati e poi la glicemia inizia ad alzarsi. Nuovamente, perché sono state messe di nuovo in circolo energie, come se tu avessi mangiato altro zucchero, ma dopo, sostanzialmente. E quindi ti si alza la glicemia, ma in modo molto più graduale. Quindi non basterà fare magari non so, sparo in base a quanto sei abituato tu, non so, 5 unità che fai per il pranzo, magari la glicemia ti va. Giusto dopo 2 ore e poi si continua ad alzare perché intervengono i grassi, intervengono le proteine. Come si può influire su questo? Ci sono delle diete particolari? Nì, cioè l'unico modo perché tu non possa alzare le glicemie e ce le abbia sempre costante è o le mini monitori sempre, quindi sei sempre lì ogni minuto guardi la glicemia, lo sai se si sta alzando oppure no, oppure tu hai una dieta con esclusivamente carboidrati e quindi tu fai il tuo conto di carboidrati e la glicemia è perfetta. Questa secondo strada è impercorribile. Puoi fare un pasto così ogni tanto, ma la tua dieta ha bisogno comunque di sali minerali, vitamine, lipidi, proteine, acqua, una serie di componenti che vanno ad agire oltre e rispetto a quello che sono gli zuccheri. Se il tuo problema è ricordarsi dopo le 2 ore, io ho risolto banalmente mettendo il timer o la sveglia sul telefono, quindi a lei ce l'ho alle 10:30. Ce l'ho alle 3:30, ce l'ho alle 5:30, ce l'ho alle 2 di notte. Quindi ti metti la sveglia, tu mangi, sai che a quell'ora lì la misuri, fai la tua punturina e molto sereno continui a fare tutte le tue attività. Possiamo più prevenire rispetto al curare. Il prevenire consiste nel faccio che dopo 2 ore se mangi un piatto prevalentemente di proteine ti si alzerà dopo e prima sarà basso. Cioè se tu mangi la pezza di carne, il pezzo di carne non ha carboidrati, ma non è che non ti alzi la glicemia subito, la alzerà subito poco, ma la alzerà di più dopo 2 ore. Ok? Rispetto a un piatto di pasta in bianco che te la alza di più le prime 2 ore e poi non te la alza più. I grassi la alzano ancora molto di più. Ti faccio un esempio: se tu prendi, sarà capitato sicuramente di mangiare un gelato la sera. Il gelato la sera ti svegli con alle 2 di notte la glicemia alta. Perché? Perché il gelato possiede oltre ai carboidrati, possiede proteine nel latte, possiede anche i grassi, che oltre alle prime 2 ore su cui agiscono i carboidrati, abbiamo anche le ore successive in cui intervengono grassi e proteine e quindi tu hai già fatto la puntura. L'insulina in circolo però serviva solo per combattere, tra virgolette, i carboidrati che tu avevi immesso, ma non per combattere anche proteine e grassi. E questo fa sì che la glicemia continui ad aumentare. Spero di esserti stato d'aiuto, se il video ti è piaciuto metti un mi piace, commenta, iscriviti, qualsiasi domanda ti rispondo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!